Bentornati SOS Arezzo TV, buonasera Peppe Marconi. Buonasera. Vuoi prendere un po' d'acqua? C'è l'ombrello? No, guarda, già ho preso un po' di trosse e un po' di raffreddore. Quindi basta così. Basta. Quindi anche questo umido che arriva qui dagli archi vasariani non ti fa bene. Allora, qui rigocciola di nuovo tutto. Siamo a rigocciola. E qui ripiove, ha dirotto un'altra volta. Facciamo il riepilogo. È stato riaperto? No, lo sai te? Noi eravamo rimasti a quest'estate che quando fu aperto per portare l'acqua in Piazza Grande, così nel frattempo avevano visto le perdite che c'erano, esatto. Dopodiché l'avrebbero richiuso, avrebbero verificato le perdite e poi sicuramente l'avrebbero riaperto definitivamente. Però purtroppo qui non è stato fatto niente, perché anche l'ultima volta che siamo venuti e proprio in questo punto qui perdeva l'acqua, addirittura d'inverno fa le stalattiti e stalagmiti. E quindi qui piove continuamente, non è stato fatto niente e qui sì, la struttura si infradicia sempre più, si rovina sempre più, con rischio poi che venga completamente deteriorata e dover intervenire in modo sistematico e importante, ma questo è illogico, ma sì. Insomma. Tra l'altro lì hanno messo una sorta di mensola di legno che non so cosa doveva servire. Per salvaguardare quel po' di intono che c'è rimasto sotto. Ah, ecco. Così almeno non gli piscia addosso. Cosa fa? Non gli piscia addosso. Si dice così. Si dice così, va bene. Non gli piscia addosso. Gli dai tre. E l'intonaco si dovrebbe un po' salvaguardare. Ancora c'è il filo che avevano transennato qui, è andato via tutto. E poi qua che arrivava qua. E qui insomma, però chissà perché non. Evidentemente o è una cosa. Perché sai che c'era questa cosa anche del cunicolo, no? Che porta in piazza, la fontana. Che zampillava. Evidentemente dico è un guasto, è un danno evidentemente abbastanza serio. È un danno importante, bisognerebbe intervenire. Per far sì appunto. A parte però. Con l'anello che si vuole fare a nord della città, passando qui di sotto, potrebbe essere l'occasione per riparare anche questa. Quell'anello? Ma perché ridi? No. L'anello. Con tutti i soldi che arrivano, chi ne sa adesso? 17, quelli sono per il degrado. Ah, ho capito. 17 milioni di euro. Questo invece è bellezza. Comunque. Tra l'altro mi pare che l'altra volta non c'erano quelle scritte, c'erano? Perché non ho una gran memoria, ma comunque segnaliamo anche che giustamente si è professato l'amore negli archi vasariani. È innamorato pazzo questo, guarda. Qui continua a gocciolare. E fra un po', c'è caso che crolli tutto, perché sono anni e anni e anni che qui ci sono le infiltrazioni d'acqua e quindi si indebolisce la struttura. Speriamo che quest'arco regga. Che regga, che è stato fatto dal vasario abbastanza bene, in modo tale che regga. Sicuramente non è fatto come quelle di oggi, diciamo. No, forse si regge un po' di più. Va bene. Comunque, che facciamo? Fraternita, okay. Presidente Rossi, abbiamo sbandierato tutto questo intervento, però ancora qui siamo a niente. Sarebbe il caso forse di intervenire e di fare qualcosa. Tra l'altro che era stato giustamente tra gli artefici di questa cosa del cunicolo, della fontana, la bella fontana della piazza, però qui chiaramente c'è una problematica da risolvere anche abbastanza urgente, che non vorremmo che poi all'improvviso viene fuori qualcosa di... Sì, è abbastanza urgente perché la gente l'anno scorso, la gente due anni fa... Sono anni che è urgente, che qui l'acqua viene giù continuamente e nessuno mai intervenuto. Sarà buona da bere questa goccia. Questa prova. Goccia, prova. No. Mette la bocca aperta sotto. Ci vediamo domani. Ciao.